Ciao a tutti, siamo Daniele Romano e Anna Fiorenza, i birrai del birrificio Degels. Stasera parleremo di produzione della birra e di degustazione. Come si produce la birra? Gli ingredienti per produrre la birra sono quattro: malto d'orzo, acqua, luppolo e lievito. Il malto d'orzo non è altro che orzo che viene fatto germinare, viene messo in acqua, quando la radichetta raggiunge un terzo del chicco viene asciugato, portato nei forni a varie temperature, ottenendo così dei malti chiari, malti medi e malti più scuri. Noi scegliamo il malto, lo andiamo a macinare e lo mettiamo in acqua calda. In acqua calda avviene una trasformazione chimica, l'amido si trasforma in zucchero. Finita questa fase, che dura circa 2-3 ore, il tutto viene filtrato e si recupera solamente questo liquido zuccherino e viene bollito, portato nel bollitore e bollito. In questa fase viene inserito il luppolo. Il luppolo ha tre caratteristiche: è innanzitutto un antibatterico naturale, è un amaricante e un aromatizzante. La bollitura serve anche per sterilizzare il nostro mosto. Dura circa 60 minuti. All'inizio della bollitura viene inserito il luppolo da amaro, a fine bollitura quello d'aroma. Finita questa fase, il tutto viene raffreddato nel più breve tempo possibile e portato nei fermentatori, dove vengono inoculati i lieviti. I lieviti sono di due grandi ceppi, alta e bassa fermentazione. Pur seguendo le stesse ricette con malto e luppolo, cambiando il lievito, la birra viene completamente diversa, si ottengono due birre completamente diverse. Finita la fermentazione turbolenta, in cui lo zucchero si trasforma in alcol e anidride carbonica, noi facciamo lagherizzare, si dice lagherizzare la nostra birra, cioè la portiamo a 2 gradi e ci rimane per circa un mese e mezzo. Questo dà stabilità al prodotto, alla schiuma, agli aromi, al sapore. Possiamo così evitare qualsiasi tipo di ingrediente sintetico, come chiarificanti, come prodotti che fanno durare di più la birra, proprio per questa lagherizzazione, e in alcuni casi otteniamo anche il senza glutine. Finita questa fase di lagherizzazione dobbiamo imbottigliare. La nostra birra ancora è ferma, non è frizzante. Quindi che facciamo? Aggiungiamo una piccola quantità di zucchero poco prima di imbottigliare, imbottigliamo, tappiamo. I lieviti che sono ancora presenti nella nostra birra vanno a sintetizzare, a mangiare quegli zuccheri, producendo nuovamente anidride carbonica, dando così la frizzantezza alla nostra birra. Finita questa fase di rifermentazione in bottiglia, la birra va bevuta. Eh sì, per degustare al meglio la nostra birra è importante anche la temperatura di servizio. La temperatura di servizio di solito è 2-3 gradi in più rispetto al grado alcolico. Questo ci permette, la nostra birra è buona anche fredda, però questa temperatura giusta di servizio fa venire fuori gli esteri, che sono quei profumi che in qualche modo avvolgono sia il naso che il palato. Apriamo la nostra birra, stappiamo la bottiglia, in questo caso la prendo direttamente dal fermentatore, e quindi la birra va fatta splashare, cioè va fatta fare la schiuma. La schiuma è importante perché in qualche modo preserva il prodotto, è come una barriera dall'ossidazione, dall'ossigeno. Prego Daniele. Grazie. Quindi l'anidride carbonica che si sprigiona nel bicchiere poi non si sprigiona nello stomaco e quindi non crea quel senso di gonfiore che altrimenti avremmo. Ora prendiamo a voi, non ci resta che bere. Prosit. Prosit.